Buonasera, oggi un punticino in questo scontro diretto con il Cutro che muove la classifica ma di poco purtroppo. Peccato perché Roggiano si è fermato in casa del San Biase, poteva essere un'opportunità insomma per avvicinarli in questa griglia play-out, ecco. Diciamo che era un'opportunità per distanziare ulteriormente il Cutro, soprattutto Anche poi sì. avremmo visto gli risultati degli altri campi, però sembra che la dea bendata quest'anno si è dimenticata di noi, perché abbiamo sì regalato il primo tempo, perché abbiamo fatto male nel primo tempo, anche se loro hanno fatto un po' di fortuna, perché Brancati è scivolato e gli ha lasciato la palla là ai limiti dell'area, per loro è stato un gioco da ragazzi segnare, però nel secondo tempo abbiamo preso tre traverse clamorose, poi qualche gol mangiato a porta libera, parate del loro portiere, qualche decisione arbitrale cervellotica. E c'è una partita, ripeto, finisce 4-1, non credo che nessuno possa dire che è risultato di un risultato ingiusto. Sì, Paolo Sigleri ci ha raccontato proprio in diretta, ma tantissime occasioni che non riuscite. Niente, purtroppo è così, purtroppo. Però quello che voglio sottolineare, io non voglio fare polemiche, perché se qualcuno dice che poi quando non vinci vale degli arbitri, però così non mi sta bene, perché non vogliamo essere un laboratorio. Faccio presente che noi siamo una squadra, penso come tutte le altre 18 del campionato, dovremmo subire lo stesso trattamento, più o meno. Però non è possibile per la quarta domenica consecutiva in casa abbiamo uno scambio. A me non mi sta bene che mandano gli scambi a Valanidi perché c'è a 4 km dall'aeroporto e gli viene semplice poi rientrare a casa. Questo non mi sta assolutamente bene, perché gli scambi devono essere in modo da non squilibrare il campionato, perché sappiamo, a prescindere che oggi non so questo come ha arrivato da Perugia a arbitrare fuori regione, perché veramente è dell'incredibile, perché alcune volte abbiamo avuto visto gli arbitri che sembravano scarsi, ma questo oltre ad essere scarso non era neanche il fisico, perché cioè, di Ma ci solito spieghi quando meglio, è anche vero che era anche una gara importante, voglio dire, perché era una sorta di play-out anticipato. Questo sì, però magari non era importante Orogiano, era importante Quattroville, non è importante Lollisa, cioè le ultime quattro, quindi devo fare gli scambi per tutte le partite a questo punto, perché sono tutte importanti. Credo che Isola Cittanova forse meritava più lo scambio Isola Cittanova, oggi non sbaglio, tanto per fare un esempio, ma lasciamo Sì. perdere queste cose. Ma questo comunque non so come è fatto arrivare qua in Calabria, o arrivare. La cosa che mi ha fatto impazzire di più, allora, nella doppia espulsione loro di Paonessa e del mister Vanzetto si sono persi almeno 4 minuti, ma abbondanti 4 minuti, poi ci sono stati dei cambi, ci sono stati alcuni interventi dei massaggiatori eccetera, e se ne spunta con 4 minuti di recupero, questo è assurdo, cioè, e vuol dire che non, ripeto, arbitro scarso e trattamento, perché non è possibile. Noi su 9 partite in casa, perché le due città di Montalto e Taverano le conto, abbiamo avuto 6 scambi, non credo che siamo una squadra di così alto lignaggio che meritiamo gli scambi. Dice, ma che vuol dire? Sì, perché sappiamo che l'arbitro vuole fare carriera, sicuramente non farà mai la scuola di casa, cercherà sempre nel suo curriculum di aggiungere qualche due, sono cose normali, però ci tocca, a prescindere che comunque se al posto di traverse facciamo i gol, vinciamo, però questo non mi impedisce di sottolineare che c'è una gestione veramente allucinante degli scambi nella regione Calabria, allucinante. Se loro devono fare gli scambi, ma dall'altro lato devono risparmiare soldi, che non li facessero? Buonanotte, abolirebbero il ruolo degli scambi, gli arbitri una volta fanno fuori regione, ma direttamente in Terezzi, perché farli così, ora sto dicendo una cosa senza senso, non credo di dire una cosa senza senso, cioè farli così gli scambi non ha significato, perché rimanda a Valanidi perché ha un tiro di schioppo e ce l'aeroporto, Sì, ho capito. Vincenzo. e ti costa di meno, no? Perché non deve stare una notte in più, cioè per una serie di motivi. A prescindere dal fatto che questo era veramente scarso, cioè scarso, come cioè, io ne ho visti di calabresi superiore a lui nettamente in tanti altri campi. Questo, Vincenzo. boh. Okay. Ah, bah, Presidente, complimenti per la battuta, è veramente simpatica questa dell'aeroporto, però a prescindere da questo. No, io non sto scherzando, No, veramente, no, non no, sto no, però scherzando. l'ho detto Sì, però non sto simpaticamente. scherzando, secondo me Certo. dice anche questo. Aspetti, Questo che se le lo dico? scambio lo mandi, possiamo mandare Lo qua, sto lo mandi a dicendo. Brancaleone, magari questo non fa il tempo a Pinaverio, devi far stare una Certo. notte No, lo più sto in dicendo. albergo, cioè sono dei soldi. Non lo Presidente. mandare direttamente lo scambio e rispondiamo tutti.
Mi faccia finire, io stavo proprio appunto dicendo questo, concordo con lei, io non sono mai stato d'accordo con gli scambi, io preferisco un arbitro calabrese che possa crescere, non ho mai condiviso questa scelta, assolutamente, ma esiste, ma gestiamola con normalità, non sì, con certo, opportunità, certo. Oggi oltre al commissario speciale di arbitro, ho due commissari di campo, che io sono non l'ho mai visto in nessuna partita commissario di campo, neanche l'anno scorso quando sono andato a giocare lo spareggio a Lodi, due commissari di campo, cioè questa gente che secondo me la mattina si alza e decide senza così, due commissari di campo a Valaniti, due, non dico uno, due, cioè, Vincenzo, boh, cioè, sono cose. Io infatti stavo dicendo questo, ribadisco che io non sono d'accordo con gli scambi, io preferisco che i soldi si spendano più per arbitri calabresi e ragazzi calabresi che possano crescere e dare qualcosa a questo calcio. Però Presidente, c'è anche un fattore campo, insomma il gioco, no? Voglio dire, come ha detto lei, l'ultima, cioè non vincete, l'ultima partita l'avete vinta contro la Taurina, l'avete poi con il Montalto, non vincete da tantissimo tempo, cioè Presidente c'è qualcosa anche che non va nella squadra, no? Ma assolutamente, sappiamo i nostri limiti, mica sto scherzando, eccetera, io ho detto se facciamo i gol oggi la vinciamo lo stesso la partita, però che abbiamo i nostri limiti, nessuno li può disconoscere, ma li conoscevamo i nostri limiti, cioè noi siamo una società che a dicembre ha accontentato un calciatore, sì, l'ha accontentato, mandato a Palmi senza avere l'opportunità di sostituirlo almeno adeguatamente, perché Sigrid, la Palmese ha deciso di prendere Sigrid, quindi magari potevamo prendere Carbone, Giovinazzo e non abbiamo potuto prendere, e sia perché non abbiamo la forza economica da un lato e l'altro siamo dilettanti, non riteniamo opportuno dover spendere determinate cifre, se ci salviamo con questa squadra e anche con questo allenatore, perché sarebbe semplice ora in questo momento che fai costruisce l'allenatore, ma non è nel nostro perché alla squadra sì. All'allenatore oggi non ho veramente nulla da dire, perché si può sbagliare un tempo, però l'impegno che mettono durante la settimana, l'impegno che mettono durante le partite non si può disconoscere, speriamo le altre si sono allontanate, complimenti a loro, a me ci siamo riservati un piccolo vantaggio almeno sul punto. Il piccolo vantaggio, Presidente, è quello che voi avete ancora, come nelle squadre che sono giù, gli unici, il bonus di quelle due squadre, insomma, che sono più agevoli, ecco, dovete vedo, giocare con l'attacco. Ma vedo che entrambe oggi hanno perso in casa, ma non è che abbiano perso, come dire, hanno vinto tutti, non sono stati a Tarnovese, però non sono risultati scontati, certo è meglio andare a giocare a Montalto a Tarnovese che andare a giocare a San Biagio o a Sterzale, perché questo certo. È sicuramente sì. Però se vinci oggi col Cutro, io avevo fatto dei conti che potevamo anche darsi il bonus dei 10 punti sul Cutro, perché è un campionato indubbiamente un calendario. Certo. Ma senza pensare, Presidente, senza pensare a quello che sta succedendo in Serie D, Presidente. Non so oggi i risultati, se sono stati buoni o sono stati cattivi. Non proprio buoni. Lo so, va bene. Purtroppo il Rende ha perso, ma Palmese ha strappato un punto da Marsala, il Roccella ha pareggiato in casa 1-1. Quindi questa è la situazione. Vigor Lamezia e Reggio Calabria 1-1. Insomma, la Vigor ormai purtroppo credo che non abbia speranze di salvezza. Certo. Speriamo che ne scenda almeno soltanto un'altra, non due, perché sarebbe veramente un dramma. Anche per le squadre di eccellenza, perché nessuna può stare tranquilla. Vedremo come proseguirà il campionato. Dai. Va bene, okay. Grazie Presidente per l'intervento. Alla prossima, buona serata.